Caso Ruben, spiace che qualcuno voglia dare letture sbagliate e strumentali. Noi abbiamo fatto una grande battaglia etica, umana, giuridica, politica, dando diritti a un bambino nato dall'amore tra due donne. Se non ci fosse stato quell'intervento del comune, Ruben sarebbe ancora a Barcellona, senza possibilità di muoversi per il mondo, senza poter avere assistenza sanitaria in Italia, senza poter far venire le mamme nel nostro paese, tra cui a Napoli. È stato un atto coraggioso che ha voluto il Comune di Napoli, interpretando in modo costituzionalmente orientato la normativa esistente e colmando lacune governative e legislative. Siamo intervenuti, difendiamo quella nostra interpretazione. Il prefetto ha ritenuto di annullare parzialmente l'atto e la parzialità dimostra che l'assegnazione del passaporto e della carta d'identità è stato un atto doveroso, tant'è che Ruben continua ad avere il passaporto e, come ho annunciato all'inizio, noi per quanto riguarda la parte dell'annullamento adiremo alla magistratura competente, perché si era riconosciuto un diritto soggettivo pieno a Ruben, quindi non c'è nessun passo indietro, semplicemente nel momento in cui il prefetto interviene con la sua autorità e ha il potere di farlo, gli uffici comunali hanno, il dovere di prendere atto dell'intervento del prefetto, il che non significa che abbiamo fatto un passo indietro, né che abbiamo rivisto la nostra posizione, né che abbiamo fatto acquiescenza, anzi, io non credo, ci sono molti sindaci in Italia che si mettono istituzionalmente contro su questo punto col Ministro dell'Interno, il Ministero dell'Interno che ha dato la direttiva al prefetto, quindi sul tema dei diritti civili, delle battaglie di etica e di lotta per l'affermazione della Costituzione repubblicana, perché di questo si tratta, noi abbiamo fatto passi in avanti, tant'è che siamo convinti che la magistratura alla fine darà ragione alla nostra interpretazione. Spiace che si utilizzi un bambino, il suo diritto a esistere, il suo diritto a non essere una persona in cui ci si gira dall'altra parte o che ipocritamente non si affronta la cosa, per fare battaglie di tipo politico. Ecco, io credo che la differenza è questa. Il Comune di Napoli tutto ha usato umanità, senso etico, non è entrato a gamba tesa sul dibattito della famiglia, che non c'entra. Ha riconosciuto l'esistenza di un bambino dandogli diritti e spiace che uno viene tirato dentro in modo capzioso, quindi speriamo che una volta per tutte almeno venga riconosciuta la posizione del Comune di Napoli, che può essere criticata, può essere opinabile, può essere censurabile, ma è una posizione chiara, netta, e non consentiremo a nessuno, per fini che sono altri, di oscurare questa battaglia di civiltà del Comune di Napoli, del sindaco, dell'amministrazione e credo di una comunità diffusa su questi temi.